Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Giovanni Morbidoni, ma soprattutto chi è Giovanni Neve? Ok, allora Giovanni Morbidoni è un ragazzo semplicissimo, sin da piccolo è sempre stato appassionato della musica, ma anche del calcio, e queste due passioni lo formano proprio come persona. Quindi, avendo sempre frequentato ambienti ricreativi quali oratori, circoli proprio ricreativi, associazioni calcistiche, mi formo prevalentemente in mezzo alla strada, diciamo, dai, da noi la strada è un po' più pulita rispetto a quella delle città, da noi nelle Marche, però è sempre strada, di sempre strada si tratta. Quindi diciamo che Giovanni Morbidoni è un ragazzo semplicissimo che conosce valori semplici, naturali, genuini della vita, e cresce con quelli, anche perché è quarto di sette figli, quindi puoi capire, si può capire come in realtà dentro una famiglia numerosa poi c'è sempre questa atmosfera molto semplice, molto molto familiare, come si dice. E Giovanni Neve invece è tutto un progetto che nasce dall'esigenza di raccontarsi e di raccontare e far passare messaggi alla gente portando il proprio vissuto dentro le canzoni. È questo quello che si prefigge Giovanni Neve. Vuole entrare nel cuore della gente parlando di sé, ma facendo da specchio anche all'anima delle altre persone. E è un progetto che parte nel 2019, dopo una vicenda amorosa che non si è conclusa bene, dopo un infortunio grave che mi ha tenuto lontano dal mondo del calcio, e quindi mi dedico totalmente alla musica e alla stesura di testi. E fino a quando non conosco un produttore che mi mette a disposizione, dopo aver sentito le bozze dei pezzi, tutto lo studio, e quindi iniziamo tutto il lavoro che c'è dietro a Premi Play, tutte le serate spese dietro all'album, dietro al progetto. Quindi Giovanni Neve è questo, la storia in generale. Poi c'è la storia del disco, che è ancora più intrinseca e intrecciata. A questo punto parliamo del primo disco, il primo LP, che è Premi Play. Ma sei rimasto alla musica setta, Premi Play, e quindi ascolti le canzoni ancora con il tape? No, in realtà no, però le prime canzoni le ho ascoltate lì, perché mia madre aveva le cassette dei Beatles e aveva proprio tutto il cofanetto di cassette dei Beatles, e quindi le prime canzoni le ho ascoltate lì, tra Beatles, Adriano Celentano, Lucio Battisti, Fiorella Mannoia con mio nonno. Quindi il background è importante. E la storia di Premi Play, appunto, riprende un po' il trauma della vicenda amorosa, quindi è uno sfogo, ma allo stesso tempo Premi Play richiama proprio l'azione di iniziare in primis il percorso Giovanni Neve, ma anche e soprattutto penso anche iniziare e ritornare a vivere una situazione che in cui io non avevo più le forze per fare questa cosa. Quindi Premi Play è anche un monito mio personale per dirmi non fermarti, cioè vai avanti, Premi Play, dai inizio a qualcosa di bello. E quindi prevalentemente lo spirito era quello,
per cui è iniziato. Poi ho scritto tutti i testi, ho elaborato tutte le musiche, io e i miei produttori abbiamo lavorato molto sul disco. Canzone dopo canzone ci siamo accorti che comunque stava venendo fuori qualcosa di bene, di bello, e abbiamo racchiuso tutto in Premi Play. Sono stati 2 anni di lavori tra Covid, e tra pandemia e lockdown, e alla fine siamo arrivati all'inizio del 2022 a aver pubblicato per fortuna il primo LP di Giovineve. Prima cosa, in questo caso c'è il formato CD e anche l'EP, o solo CD? No, in realtà, c'è solo il digitale, il CD lo stiamo preparando, lo stiamo masterizzando, stanno in copia i CD, perché stavamo lavorando sulla grafica, su un mini book da mettere all'interno del CD proprio, della copia fisica, e quindi stanno arrivando, insomma. Appena arriva te ne faccio avere una copia sicuramente. E a questo punto, poi il primo brano in realtà è Cammini, mi pare. Sì. E con un video. Come nasce quel video e come si sviluppa quel video? Perché poi la realizzazione non è comunque semplice, anche perché devi cantare e recitare. Sì, allora, in realtà è stato molto più semplice di quello che sembra, perché in questi contesti mi trovo abbastanza a mio agio. Ci sono delle persone che devo ringraziare per il video, perché è veramente bello. In primis cito Dario Aita, che è un attore e regista. Tra l'altro adesso sta facendo una serie su Rai 1 che sta andando in onda tutte le domeniche sera. E Noi si chiama la serie. E praticamente io e lui ci siamo confrontati, abbiamo parlato, abbiamo ideato tutto il video Cammini, e poi la realizzazione è stata fatta un po' a Fiumicino. Infatti sul video sono presenti anche gli aerei. Abbiamo creato un po' la situazione di due amanti nella quotidianità, e per portarla agli altri come dovrebbe essere, però poi c'è un inghippo, ovvero che tutti e due inseguono i propri sogni, e i propri sogni tante volte non coincidono con le priorità della coppia, e quindi alla fine, infatti, il video finisce che loro si separano. Dopo un'estate sempre passata insieme, si separano per andare ognuno per la strada propria, insomma. E l'emozione che hai sentito quando hai finalmente preparato, inciso i dischi, le canzoni, a quel punto le hai fatte ascoltare a qualcuno, prende la reazione, sì. L'immagine tua, la sensazione che hai avuto quando in cui hai fatto sentire per la prima volta il lavoro completo alle persone, che sensazione hai provato e che facce hai visto nelle loro... In realtà io ho trovato sempre persone a cui l'album è piaciuto tantissimo, e mi hanno sempre augurato e mi continuano a dire che da qualche parte poi si arriverà, e io lo spero. Quindi io sono molto fiducioso, sono molto, molto speranzoso sul mio futuro, su quello che accadrà, perché comunque di materiale ce n'è ancora in cantiere e stiamo lavorando tanto, e purtroppo oggi sappiamo la situazione è molto difficile, più che altro perché di musica ne esce veramente tantissima, ogni venerdì escono non si sa quanti singoli, quindi riuscire ad emergere come cantante, farsi da solo come cantante oggi è veramente molto difficile, forse molto più difficile di ogni altra cosa, perché tutti fanno musica oggi, però la cifra stilistica, la passione, poi l'immagine che uno dà di sé, la coerenza con quello che è l'immagine artistica e l'immagine dell'uomo nella vita reale, secondo me può portarci lontano. E invece, su esempio, su Spotify, cioè ogni singolo ha una copertina.
E abbiamo visto copertine diverse, ognuna particolari. Esempio, come nascono queste copertine? Come sono state realizzate? Ma soprattutto, come nasce anche la copertina di Premi Play? Allora, Premi Play nasce prevalentemente per dare l'idea proprio di identikit, infatti abbiamo subito dato, ci ho messo la faccia, insomma, subito per dare, per metterci la faccia, dai, per far capire chi c'era dietro a tutte le canzoni e a tutto il progetto. E quindi è stata ideata in semplicità, con una foto fatta in studio e poi ci abbiamo ricamato su qualcosa. Camini, Astronavi e Techiromama, tutti i singoli usciti sono stati affidati a un'altra persona, un altro grafico che si chiama Simone Di Salvo, che ringrazio. Ognuna racconta, dovrei fare l'analisi di ogni copertina, ma in realtà sono tutte metafore. Tra l'altro prendo solo una, quella di Camini, che è appunto questo segno, questo braccio che punta in alto, questo segno sul questo orologio, come ci facevamo da piccoli, per lasciare il segno, proprio per guardare e capire e ricordare quando si è stati bene, anche quando si stava male. Nel senso, anche quando si soffre, anche quando c'è un dolore che prova, che produce sofferenza, poi uno lo riguarda e lo colloca tante volte invece anche a momenti di vita belli, passati bene, nonostante sofferti, comunque abbastanza belli e solari, dai. E invece l'emozione che hai avuto entrando per la prima volta in studio, finalmente mettendoti avanti al microfono e cantando la tua canzone e poi sentendo il risultato finale, che Allora, sensazione hai provato? la prima canzone che è stata fatta è Tintami le labbra, la prima canzone, appena l'ho finita, appena l'ho conclusa, già la prima demo che avevo me la sono sentita tipo 10 volte, avevo la macchina, sono voluto tornare a casa a piedi per risentirmela, dallo studio a casa mia a piedi, e ho pianto perché comunque poi. Sì, uno si mette a nudo davanti alla musica, però non riesce poi a, mentre la fa la musica, non riesce a capire cosa sta facendo. Una volta finito, una volta che sente il proprio lavoro, che la vede ultimata lì, ordinata, poi ci si vede e ci si specchia dentro va a finire che le lacrime escono da sole, ma non sono lacrime, non erano lacrime le mie di orgoglio, sono orgoglioso di questo pezzo, è bellissimo, no. Erano lacrime che mi mettevano davanti una verità che io, facendo arte, magari neanche, a cui neanche davo tanta importanza, ma mettevo prima l'arte, prima la musica e poi me stesso. Invece, una volta finito il brano, il pezzo e lo riascolti, dici: questo sono io e sono felice di averlo, di essere riuscito a metterlo, di essere riuscito a metterlo dentro una canzone, che è la cosa più difficile, secondo me. Mettere se stessi dentro le canzoni è una cosa difficilissima. E c'è qualche artista a cui ti sei ispirato, a cui ti ha dato qualcosa in più che ti ha fatto anche crescere e ti fa crescere musicalmente? Allora, ci sono tanti artisti, che potrei citare Abizzeffe, però diciamo il padre per me è De André, perché con lui proprio mi appassiono della musica cantautorale, proprio delle parole e della musica messe insieme su due binari che combaciano perfettamente. Quindi a lui devo tanto. Devo tanto per la passione che mi ha dato per la parola proprio, per il lessico italiano. E per la musica, tanti sono. In Italia abbiamo tanti esempi di persone
illustri artisti fondamentali per me, ma proprio per la scena in generale, che hanno portato la canzone italiana ai livelli altissimi. Battisti, perché a cui mi rifaccio molto, Dalla De Gregori. Cioè, E hai suonato mai dal vivo? sì, abbiamo fatto due aperture a sold out, una ad Anzio vicino Roma, una qui a San Benedetto. Abbiamo aperto gli Psicologi, che è un gruppo che va per la maggiore adesso, e abbiamo riscontrato, a parte qui a San Benedetto già mi conoscevano, quindi a San Benedetto ci siamo divertiti, ma ad Anzio ho avuto la conferma che comunque stavamo facendo bene, perché Anzio sta dall'altra parte della costa, quindi la costa tirrenica, e lì praticamente nessuno quasi mi conosceva, però siamo riusciti a fare buona impressione, tanto che a fine concerto la gente ha chiesto foto, ha chiesto di scambiare due chiacchiere, siamo stati bene e siamo riusciti anche lì a trasmettere quello che è tutto il progetto Giovanni Neve, anche perché comunque è più facile trasmettere dal live piuttosto che in studio davanti a un microfono da soli. Sul live la gente ti vede, sa come, riesce a capire come sei veramente come persona, capisce la spontaneità. La mia domanda successiva era l'emozione, le sensazioni che hai provato suonando dal vivo i tuoi brani, ma penso che già mi hai risposto, e anche il fatto che la sensazione che hai avuto anche la gente che ti ha parlato, ti ha chiesto le foto, quindi significa che sei riuscito a trasmettere quella energia che loro inizialmente ti hanno trasmesso a te e tu l'hai ricevuta. Esatto. No, ma live è questo, nel senso, non è che la gente vede per fare lo spettatore, cioè la gente va un live, per me vale così, va un live per emozionarsi, per emozionare, per avere un ricordo impresso di una serata bella che si porteranno poi dietro per tutta la vita. Bene, allora noi ti salutiamo, ci salutiamo e ci diamo appuntamento per il tuo concerto, non solo per tutte le Marche, ma per tutta l'Italia, per tutta l'Europa, così almeno sarà un Vabbè. grande concerto. Io saluto tutti gli amici di Game Studio 7. Un abbraccio enorme, mando un bacio a tutti i fan di Giovineve e ci vediamo presto. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.